Un grande complesso immobiliare delimitato da un ampio parco, un tempo sede dell'Istituto di Cultura e Lingua della provincia di Palermo, poi un poliambulatorio e oggi preda dell'incuria e del degrado. Siamo in via Ingenieros, al numero civico 31, un vero ospedale fantasma a pochi passi da Viale Strasburgo. Un palazzo di 7 piani, attualmente nella disponibilità dell'azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, che, se ristrutturato, potrebbe tornare ad essere un prestigioso presidio ospedaliero, ma che si presenta invece in grave stato di degrado e fatiscenza. A farla da padrone sono infatti erba alta e incolta, serpaglie e immondizie soprattutto a ridosso della cinta muraria che delimita l'area. A tal proposito, i deputati regionali Milazzo, D'Asero, Cascio e Vinciullo, lo scorso 25 novembre, hanno firmato una mozione che impegna il governo ad avviare tutte le iniziative necessarie per affidare il parco incomodato d'uso alla municipalità di Palermo, affinché venga aperto alla pubblica fruizione. I deputati chiedono infatti che vengano iniziati i lavori per il riuso dei due immobili insistenti nel plesso immobiliare, spostando nelle due strutture quegli uffici regionali che attualmente hanno sede in locali in affitto. Riguardo alla struttura di Via Ingenieros, è intervenuto anche Giacomo Sampieri, commissario straordinario dell'azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello. Abbiamo richiesto un finanziamento alla regione, replica. La struttura non è abbandonata, ma solo inutilizzata. Siamo pronti, conclude, a recepire suggerimenti su come utilizzare il sito.